Siamo alle Fiere di Montichiari in provincia di Brescia, nel padiglione Origine, all'interno della fiera Vita in Campagna. Quest'anno per la prima volta ci sarà il campionato della cucina italiana indetto da FIC, Federazione Italiana Cuochi. È una prima edizione aperta a tutti i vostri tesserati 2016, sia in tutta Italia che anche dall'estero. Rocco Pozzulo è presidente di FIC. Raccontaci questa nuova iniziativa di FIC per tutti gli associati. Sì, è un concorso che quest'anno, come hai detto, è la prima edizione e vede diverse squadre che gareggiano per la cucina calda. È una gara molto importante, con un ristorante aperto al pubblico, quindi per cui significa uno standard di qualità molto elevato. La giuria è inserita nel pubblico, per cui non ci sono dei piatti preparati appositamente per loro, ma bensì per tutti i commensali. Allo stesso tempo ci stanno tanti singoli che partecipano con la cucina calda, la cucina fredda, e poi c'è anche la parte artistica, non dimentichiamo, un passo molto importante per chi fa buffet all'interno dei ristoranti. E poi abbiamo l'area dei cookie show, questo per dare ovviamente vitalità e importanza a quelle che sono le tipicità italiane, chiaramente importanti in questo momento, visto che siamo anche nel padiglione Origine dell'informatore agrario. Rocco, e anche per abbracciare un po' tutte le sfumature della professione. Sì, tutte quante. Per noi il concorso non è solamente un modo per dare medaglie, è importante per quello, per riconoscere il lavoro di un cuoco, ma è importante per far capire che questo lavoro che i concorrenti fanno all'interno delle cucine durante la gara è un comportamento che adottano quotidianamente nelle loro strutture ristorative, per cui controllare i frigoriferi la mattina del posizionamento degli alimenti, controllare chiaramente l'igiene corretta quando si prepara un piatto, sono attività che un cuoco fa frequentemente. Per noi, ovviamente, al di là ovviamente dell'estetica, ma del gusto, del sapore, dell'abbinamento, la parte principale che abbiamo detto prima è importantissimo per un cuoco e ovviamente per la Federazione Italiana Cuochi. Quindi è un momento di crescita oltre che di competizione sana, diciamo, perché si lavora assieme a tanti colleghi che sono spesso anche amici. Al di là del fatto che c'è fuori la famiglia della Federazione Italiana Cuochi, esce ovviamente è importante per il confronto, è nel DNA del cuoco. Un cuoco che non si confronta, a nostro avviso e a nostro modesto avviso, non può andare molto avanti. Il confronto deve essere sempre quotidiano, quindi soprattutto poi ovviamente con i colleghi e in questo caso qua anche con il pubblico. Senti, come età dei partecipanti? Sono giovani che si affacciano o sono già vecchi iscritti che continuano comunque a avere voglia di competere, di mettersi alla prova? No, quest'anno abbiamo avuto molti partecipanti giovani, siamo felici di questo, e tanti ragazzi dell'Istituto Alberghieri. E qui all'interno poi domenica si sviluppa il trofeo miglior allievo, il trofeo metro. In questo caso qua abbiamo fatto selezioni provinciali e regionali e qui vengono i migliori allievi di ogni regione per poi conquistare durante questa gara il primato come miglior allievo dell'anno. Quindi anche un'occasione di scambio generazionale. Sì, soprattutto a partire dalla giuria, e anche in giuria stessa abbiamo persone più anziane, persone giovani che fanno questa esperienza perché sono ovviamente competenti e preparati, ma è bello vedere proprio la persona di diverse persone di varie età, è un bel confronto. Quindi via le gare, Federazione Italiana Cuochi sempre più 3.0. Sì.